Con l'anticipo del sabato sera tra Pomì Casal Maggiore e Savino De Bene Scandicci si apre il 2018 della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1 femminile. Le rose di Cristiano Lucchi, salutata Sara Pavan e pronta ad accogliere l'olandese Grotius Balkenstein, cercheranno di cominciare al meglio il nuovo anno dopo le difficoltà di inizio stagione, affrontando la terza forza del torneo appena scottata dall'eliminazione in Coppa Italia. I restanti match della seconda giornata di ritorno si disputeranno come da consuetudine domenica alle 17. Curiosamente si ripeteranno due degli incroci dei quarti di Coppa. Il Bisonte Firenze ospiterà la capolista Imoco Volley Conegliano dopo averla spaventata sabato scorso al Palaverde, mentre l'Igor Gorgonzola Novara sfiderà la Mai Cicero Volley Pesaro, già sconfitta due volte nelle ultime due settimane. Impegni esterni per Unity Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza, le altre due formazioni in grado di conquistare il pass per la Final Four del Paladozza di Bologna, in programma per il 17-18 febbraio. Le Farfalle saranno di scena al Pala Baldinelli contro la Lardini Filottrano, mentre le Brianzole faranno visita alla Sub Volley Legnano nell'immediata riedizione della finale del trofeo Mimmo Fusco. Infine, interessante incontro tra Liu Jonor Meccanica Modena e la Foppa Pedretti Bergamo, che mette in palio punti pesanti in ottica playoff e salvezza. Il match tra Pomì Casal Maggiore e Savino Del Bene Scandicci andrà in onda su Rai Sport più HD, canali 57 e 58 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 20:30. Tutte le altre sfide saranno trasmesse da LWF TV, la web TV ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile. Se non sei ancora abbonato, registrati subito su www.lwftv.com.